La leggenda è un tipo di racconto molto antico, come il mito, la favola e la fiaba, e fa parte del patrimonio culturale di tutti i popoli, appartiene alla tradizione orale e nella narrazione mescola il reale al meraviglioso. Leggenda deriva dal latino legenda, che significa cose che devono essere lette, degne di essere lette, e con questo termine un tempo si voleva indicare il racconto della vita di un santo e soprattutto il racconto dei suoi miracoli. In seguito la parola acquistò un significato più esteso e oggi la parola leggenda indica qualsiasi racconto che presenti elementi reali ma trasformati dalla fantasia, tramandato per celebrare fatti o personaggi fondamentali per la storia di un popolo, oppure per spiegare qualche caratteristica dell'ambiente naturale e per dare risposta a dei perché. Molte sono le leggende che avvolgono Termoli in un manto di misteri. Strane processioni dalla cattedrale, campane fantasma e città perdute. Tra folletti misteriosi, militari a mare e santi all'orizzonte. Termoli è davvero ricca di leggende popolari che fanno sognare. In questa nuova puntata di Termoli Wild History vi presentiamo la leggenda della campana di Santa Caterina. La leggenda ha due versioni. La prima risale al 1566, quando i saraceni, con le loro innumerevoli razzie a Termoli, sotto gli ordini di Palì Pascià, trafugarono la campana di Santa Caterina. Le leggende si rivolgono alla collettività, come i miti, e spiegano l'origine di qualche aspetto dell'ambiente, le regole e i modelli da seguire, certi eventi storici o ritenuti tali, allo scopo di rinsaldare i legami d'appartenenza alla comunità.
mentre la caricavano sulla loro barca, un'onda anomala la fece cadere a mare. Secondo la leggenda, la campana era posizionata in questo punto. Ed è proprio dai fondali, quando il mare inizia ad essere agitato, come in questo momento, il suo rintocco, continuo e delicato, avvisa i marinai che o non salpano o fanno immediatamente ritorno a casa. Campana non ha mai lasciato la città di Termoli e pare che i suoi allarmi dati ai marinai abbia scongiurato diversi incidenti, proteggendo i suoi amati marinai. Il primo racconto della campana di Santa Caterina termina qui. Un arrivederci alla prossima leggenda. Seguiteci su Termoli Wild Instagram.